Allora, ragazzi, benvenuti. Stiamo per iniziare. La persona che vedete nello schermo insieme con me è il professor Cristian Micheloni. Cristian è un nostro conoscente, diciamo, fa parte di questa generazione di prof del mondo della computer vision. Ci siamo conosciuti e incontrati in tanti punti. In momenti interessanti anche con il professor Zingaretti, che prima avete visto chiacchierava con Christian. Io e Christian poi abbiamo condiviso un'intera settimana di valutazione dei progetti europei l'anno scorso in Lussemburgo, dedicandoci anche a un'altra passione, oltre a quella della ricerca in computer vision. Abbiamo in comune una passione piuttosto evidente sul cibo, vino e carne, diciamo, quindi e carni in particolare. Christian è un grande esperto di tutte queste cose, anche la sua provenienza dall'Università degli Studi di Udine, da quella terra meravigliosa e interessante. A parte queste battute iniziali, io ringrazio Cristian, non solo Cristian, anche Cristian, Matteo e Ravo, che poi Matteo e Ravo saranno presentati da Cristian stesso, e grazie a tutti di aver dedicato questa oretta e mezza a noi. Staremo insieme con una presentazione fatta a tre, e Cristian è all'interno del Machine Learning and Perception Lab dell'Università di Udine, che è un gruppo di ricerca molto importante anche a livello nazionale. Insieme col professor Gianluca Foresti hanno fatto molte cose interessanti. Oggi quel gruppo di ricerca ci racconterà un po' delle sue esperienze dentro una lezione dal titolo Deep Learning and More for Computer Vision Applications. E l'altra questione interessante è che alcune delle cose che state facendo, quindi re-identification, alcune tematiche su camera networks, sono state già nel passato della ricerca di Christian, e quindi sarà un piacere oggi riascoltare altre applicazioni su cui stanno lavorando, che fanno ampio uso del mondo deep learning e del mondo GAN, e penso che adesso ci racconteranno molto di più. Alla fine, come solito, avremo la possibilità di interagire un po' facendo tutte le domande che volete, sia noi del gruppo di ricerca dei dottorandi che voi studenti. Quindi io, come solito, invito nelle varie pause o nei cambi di presentazione che faremo fra Christian, Matteo e Rao, di interagire e fare domande. E ovviamente anche noi saremo curiosi, Christian, di ascoltarti. Quindi grazie di nuovo, ti passo la parola, e se vuoi togli il tuo video, gestite un po' voi come volete, magari quando fate i vari passaggi da una all'altra presentazione facciamo una breve pausa per raccogliere un po' di domande. E grazie. Ok, grazie Emanuele. Voi le mie slide le vedete, no? Sì, le vediamo bene. Allora, inizio io con una presentazione delle attività del lab e poi ci concentriamo sui due temi scelto che sono quelli più di frontiera che stiamo portando avanti adesso con le due persone poi che faranno le presentazioni, Matteo e Rao. Allora, meglio, io faccio parte di due laboratori, MLP e Abires, come ha detto Emanuele nella sua introduzione. Le aree di ricerca sono abbastanza ampie, vanno dalla computer vision, pattern recognition e ovviamente più recentemente il machine learning che un po' ha assorbito la computer vision classica fatta di filtri, di soglie più o meno individuate in modo intelligente. Attualmente tutte queste applicazioni di computer vision sono concentrate nell'ambiente multimedia e security, soprattutto siamo diciamo, molto forti nella situational awareness, personal identification, come ha già accennato Emanuele. E all'interno di queste tematiche abbiamo sviluppato diversi progetti, contatti con diversi enti internazionali, tra cui mi piace citare l'European Defence Agency e la NATO,
di cui siamo membri sia io che Gianluca, ovviamente anche il Ministero della Difesa italiano che fortunatamente finanzia tutte queste ricerche che vi andremo a presentare. Noi siamo partiti molti anni fa con dei progetti, o meglio Gianluca è partito con dei progetti iniziali che sviluppavano dei robot autonomi. Qua vedete nella foto un compattatore in una discarica che ovviamente doveva operare in modo automatico, ma da quell'anno che era il 95 ci siamo evoluti Christian, moltissimo. Scusami. E sì, dimmi. Ti interrompo perché noi siamo ancora, vediamo la copertina delle due slide, solo con MLP Avires. Io sono alla sesta. No. Sara, aiutami, dimmi se anche tu vedi solo la copertina. Sì, condiviso, Cristian, hai condiviso probabilmente non il desktop o l'applicazione giusta. No, ho condiviso la presentazione perché c'è il rettangolo rosso. Ok, noi vediamo la tua presentazione, ma siamo alla prima slide. Adesso vediamo. Adesso cosa vedete? Ora si sta caricando. No, non vediamo nulla. Sì, no, io vedo key features. Key features. Ok. Ok. Adesso? Sta andando avanti? No, qua non si vede niente. Adesso prova a rilanciarla, Cristiano. No. La rete che oggi, in questi due giorni, qua come ti dicevo, abbiamo bande super limitate. Provo anche andare via con l'hotspot. Ora io vedo Research Areas. Anch'io Research Areas. Ok. Ecco quella è la slide dove sono adesso. Prova un po' ad andare avanti un attimo e vediamo se regge. Andando avanti. Io sono ancora su Research Areas. C'è un aggiornamento. Vediamo se riusciamo a fare in quest'altro modo, però dopo i video non si vedono più. Si lo qua dentro. Com'è? Siete a Research Areas? Sì, sempre a Research Areas. Provo a passare. Un attimo solo che proviamo a... Adesso sono passato un'altra rete. Ok, adesso la tua voce la risentiamo, prima eri scomparso per un attimo. Sì, perché ero passato. Adesso vedete... Se vuoi prova... Adesso io sono sempre bloccato su Research Areas. No, io vedo e ora su Surveillance sì. Systems. Adesso sono camera network. Io sono ancora su surveillance. Tu stai andando avanti ancora? Eh? Sì, sì. No, io sono a camera network configuration. No. Sara, tu sei sempre su Surveillance Systems, anche tu, primo? Sì, sì, sempre su Surveillance Systems.
vediamo se riusciamo a fare questa cosa qua. Non so se vuoi liberarti banda tu passando le slide a me oppure a uno dei tuoi. E loro mandano le adesso slide. Le provo a caricare. Adesso proviamo a caricarle dentro. Teams. Non andranno le. Naturalmente non andranno i video, ma ne ho solo due. Allora vediamo. Ora vediamo la tua copertina. Vedete la copertina? E adesso Avires Lab. Ok. Ora Key Features. Ok. Research Areas. Ok, adesso sembra andare. Surveillance Systems. Fa così. Ma lo vedete bene o lo vedete solo nel primo quadrante sopra? Lo vediamo bene, io lo vedo bene come se stessi proiettando. Oh. Io perché lo vedo compresso in alto a sinistra, sto ancora caricando. Ok, li vedo bene anch'io. Okay. Camera network reconfiguration. Va bene. Bene, va così bene, sembra reggere meglio. Diciamo che le nostre aree di ricerca, sistemi di sorveglianza, e siamo partiti appunto nel 95 con il laboratorio all'Università di Udine, con questo progetto Atena, e dopo da quel progetto ne abbiamo sviluppati diversi altri, sia in ambito internazionale che in ambito nazionale. Una delle tematiche più note del nostro laboratorio sono quelle che coinvolgono la Camera Network Reconfiguration. Voi siete su questa slide, giusto? Giusto, sì. Ok. Il cui scopo è quello di orientare diversi sensori della rete per ottimizzare l'acquisizione da parte della nostra rete sulla base di informazioni o che stiamo analizzando in tempo reale. In questo caso, come vedete dalla slide, il problema è quello di cercare di acquisire le informazioni degli oggetti che si muovono all'interno del parcheggio antistante la nostra sede. E questo si fa grazie alle informazioni di transito che sono rappresentate da una mappa delle attività che vedete a destra. Sulla base di quell'informazione andiamo a posizionare i sensori in modo da massimizzare la probabilità di copertura e di acquisizione delle informazioni. Il sensore, ecco qua i video non si vedono, ma diciamo che il sensore viene visto come al centro di una sfera e tutto l'ambiente 3D viene proiettato sulla superficie della sfera e quindi sulla superficie la soluzione del problema è più semplice, ha meno vincoli e quindi possiamo utilizzare algoritmi di ottimizzazione come expectation maximization. Altro tema connesso è dato dal problema che ovviamente con le telecamere non possiamo coprire ampie aree, dato che o utilizziamo delle risoluzioni spaziali limitate oppure abbiamo delle risoluzioni spaziali significative ma non riusciamo a coprire tutta l'area. Per risolvere questo problema abbiamo sviluppato un insieme di sensori audio che ci consente di fornire copertura sensoriale di tipo acustico in quelle zone che non sono coperte visivamente. Questi sensori, ecco qua, sentite,
possono essere utilizzati per rilevare eventi sonori e riconfigurare la rete sensoriale in modo da andare a coprire la zona dell'evento. Quindi i sensori audio in questo caso sono degli array, ci consentono di localizzare la sorgente audio e successivamente di andarla ad acquisire con i nostri sensori visivi. Altro tema che abbiamo portato avanti è stata la Multispectral Image Fusion. In questo caso era un progetto EDA per l'Early Detection di Snipers e qui abbiamo un sensore termico che viene utilizzato per individuare movimenti ovviamente di entità nemiche in caso di diciamo attacchi asimmetrici, quindi di milizie non perfettamente addestrate, e si è sviluppato un automa per supporto alle decisioni ai nostri militari. Abbiamo sviluppato diverse soluzioni nel campo della realtà aumentata sia per scopi ludici in campo quindi del cultural heritage per aumentare la fruizione dei nostri musei, per assistere alla navigazione all'interno di città storiche, ma anche in campo militare per dare indicazioni su possibili pericoli o percorsi da effettuare. Tutti questi ovviamente azioni richiedono una parte di computer vision che si basa sul riconoscimento della scena e una parte di computer vision che si basa sulla sovrapposizione di informazioni testuali o visuali che abbiamo in accordo con la scena che stiamo acquisendo. Abbiamo sviluppato sistemi di machine learning per emergency management systems che si basano sull'analisi di social network, quindi Twitter, per geolocalizzare, quindi individuare i generatori di flussi tweet e quindi cercare di dare una migliore informazione a diciamo le squadre di soccorso, quali la protezione civile, in caso di eventi tragici, quali possono essere floodings, quindi allagamenti o terremoti. E questo adesso è utilizzato dalla protezione civile regionale della nostra regione. Altro campo che abbiamo investigato è quello del relativo alla biometrics liveness detection, il cui obiettivo è quello di individuare se è in atto un'attività di spoofing, quindi di falsificazione dell'identità, che consente di avere accesso a zone o a dispositivi di cui non si possiede il diritto di accedervi. Chiaro esempio di utilizzo è quello dei nostri dispositivi che usiamo ogni giorno, quali i laptop e gli smartphone, e qui abbiamo implementato diverse tecniche di deep learning per distinguere se l'oggetto che stiamo acquisendo è true o fake. Qua vedete alcuni esempi di spoofing attacks, quello più banale che si poteva usare sui primi strumenti di ID verification in Windows, banalmente consistevano nel scaricare un'immagine da Facebook del malcapitato e stamparla e mostrarla davanti al PC, che si poteva avere accesso al PC. Altre tecniche sono quelle della creazione di impronte digitali oppure di immagini opportunamente create dell'iride o della cornea. Tutti questi metodi ad oggi sono diciamo inutili, dato che i sistemi sono migliorati notevolmente.
Altro tema caldo, come anticipato da Emanuele, è quello della re-identification, e nel nostro caso abbiamo sia la person re-identification che la face re-identification che viene applicata in dispositivi embedded, quali gli smartphone o piccoli dispositivi a bassa capacità computazionale, per rindividuare le persone, ad esempio per scopi di controllo di polizia, e quindi queste applicazioni sono state sviluppate per i nostri corpi di polizia. Per quanto riguarda la personal identification, sicuramente potete trovare diversi lavori nostri nello stato dell'arte, pubblicazioni da PAMI a TIP, e qui lo scopo è quello di coprire un aspetto che è laterale a quello che vedremo nella prima parte delle lecture tecniche portate avanti da Matteo, che è quello del tracking, quindi di seguire una persona all'interno di un ambiente. Ebbene, questo si collega anche alla network configuration, dato che non possiamo prevedere una copertura esaustiva del nostro ambiente, e la personal identification rientra quando abbiamo necessità di collegare una persona che è stata acquisita da una camera A o a un tempo X a quando essa viene acquisita da una camera B oppure dalla stessa camera A ma a un tempo Y. E qui servono ovviamente tecniche di re-identification non basate sull'ID della persona, quindi non sul riconoscimento stesso della persona, ma sulla sua appearance. E ci sono ovviamente diversi scienziati e ricercatori che stanno lavorando in questo campo, e devo dire che è un campo recente e molto, diciamo, molto competitivo. Abbiamo anche ovviamente portato avanti degli studi su learning representation, quindi schemi di sviluppo di nuove architetture, e un'architettura che sicuramente è interessante. No, lo vedremo dopo. Una delle applicazioni a cui siamo andati a implementare sulla base delle nuove architetture è quella della food recognition. Anche in questo caso, diciamo, ci sono diversi ricercatori che stanno lavorando in questo campo. Io ovviamente sono molto più attratto, visto che si parla di cibo, ma c'è anche il collega Farinella dell'Università di Catania che diciamo, ha sviluppato addirittura un dataset molto ampio in questo campo, e gli scopi sono diversi, dal diary observation a food intake a also pricing, quindi creare lo scontrino in automatico all'interno di mense o di autogrill. Il problema dal punto di vista della computer vision è molto interessante, quindi a parte l'aspetto applicativo, proprio dal punto di vista del problema abbiamo che il food recognition rappresenta delle sfide notevoli, dato che si ha una ampia variazione della apparenza all'interno di una stessa classe. Ad esempio, se voi ci pensate, quanti modi diversi potete trovare un tiramisù su un piatto? Ci sono moltissime varianti di tiramisù. E dall'altra parte abbiamo anche una diciamo bassa variazione tra le classi. Ad esempio, se pensate alla zuppa, distinguere visivamente una zuppa di piselli da una zuppa di asparagi risulta essere abbastanza complicato. E quindi questo è un campo applicativo che è molto sfidante per gli algoritmi di machine learning, di computer vision. Quello che noi abbiamo portato avanti in
questo campo è lo sviluppo appunto di una nuova architettura di rappresentazione che è basata su diciamo tre idee abbastanza note e vecchie, ma messe insieme rappresentano una novità. Questi sono i decision tree nella versione ovviamente neural network, quindi dei neural trees, i cui nodi sono delle CNN o delle extreme learning machine, quindi delle macchine molto semplici, quindi o CNN con pesi random che fanno i nodi del nostro albero, oppure delle LM che sono dei classificatori molto veloci e molto, molto semplici. Però il tutto messo in una struttura d'albero che evolve in modo autonomo durante il learning, quindi non andiamo a definire l'architettura della rete, risultano essere delle soluzioni molto interessanti. Perché uno dei problemi, come sapete, delle reti è quello di decidere, ad esempio, quanti blocchi ResNet, quanti la dimensione delle feature e via dicendo. Siamo anche nel campo dell'aerial vision, quindi del rilevamento di IED, che sono questi esplosivi fatti in casa, quindi questo è uno sviluppo per il nostro esercito, che ovviamente lo sta impiegando nelle missioni di pace, che però non sono sempre così amichevoli dall'altra parte, e si basano sull'analisi della scena in momenti ripetuti per identificare eventuali ordigni esplosivi che sono stati piazzati a bordo strada. Andiamo avanti. Ok, passiamo all'oggetto delle due presentazioni di oggi. Queste sono, la prima è il visual tracking, il cui obiettivo è quello di, diciamo, tenere traccia di un oggetto lungo attraverso il tempo. Quindi all'interno di una stessa vista vogliamo mantenere l'etichetta di questo oggetto in modo consistente, quindi attraverso ad esempio l'associazione di un ID e l'individuazione di un rettangolo di ingombro, detto bounding box, che deve seguire l'oggetto durante i frame. Bene, qua ci sono diverse modalità di applicazione di queste tecniche. Come vedete, il bounding box alle volte è un elemento limitante per valutare gli algoritmi di tracking, però è ancora uno strumento ampiamente utilizzato. Adesso stiamo andando verso soluzioni un po' diverse, che si avvicinano di più al problema del tracking dell'oggetto in sé. E diciamo che in questo campo, come vedrete con Matteo, come vedremo con Matteo, stiamo partecipando a diversi contest e a diverse ricerche internazionali in diversi campi. L'altro problema che vi presenteremo è quello della super resolution. Il problema della super resolution è quello di ricostruire un'immagine che inizialmente è a bassa risoluzione, quindi quando noi abbiamo una single image a bassa risoluzione e vogliamo recuperare la sua versione ad alta risoluzione. Se volete possiamo fare un paragone televisivo, è quello che spesso noi vediamo in CSI, dove abbiamo l'immagine della telecamera e magicamente appare un effetto tipo diciamo blur e movimento strano, e magicamente quell'immagine a bassa risoluzione diventa un'immagine a altissima risoluzione e con una definizione incredibile, che ci consente ad esempio di leggere del testo scritto su un pacchetto di cerini a distanza di 50 metri dalla telecamera. Bene, questa è ovviamente fantascienza. Nella scienza noi cerchiamo data un'immagine che è un ground truth ad elevata risoluzione, passare un suo sottocampionamento agli algoritmi di super resolution,
che hanno il compito di ricostruire l'immagine ad alta risoluzione. E questo ovviamente viene fatto per individuare quali sono le capacità degli algoritmi di ricostruire l'immagine. Qual è l'applicazione di questi algoritmi? Ovviamente da una parte abbiamo quello di ricostruire delle scene che sono state acquisite a bassa risoluzione, dall'altra parte invece quello di ridurre il carico di banda. Stiamo sperimentando questo problema proprio adesso mentre stiamo facendo questa lecture, in modo tale che se io ho degli algoritmi molto efficienti di ricostruzione, di super resolution, posso trasferire attraverso la rete una versione compressa, ridotta, sottocampionata, e questa informazione viene poi usata per costruire la sua versione ad alta risoluzione. E quindi nel campo della sorveglianza, dove abbiamo diverse telecamere, dove abbiamo diversi sensori, ridurre l'occupazione di banda all'interno della rete è uno dei problemi che sta limitando notevolmente l'applicazione di questi sistemi nel mondo reale. E qui avremo RAO che sta facendo diverse ricerche in questo ambito. Questo è tutto per la presentazione. Adesso volevo presentarvi la prima parte, che è quella relativa al tracking, e qui avremo Matteo Dunhofer, che è uno studente di dottorato e ci presenterà le ultime ricerche che abbiamo fatto nel campo del visual tracking e che abbiamo presentato lo scorso novembre a ICCV, all'interno di un workshop che ormai è famoso, che è VOT, che sta per Visual Object Tracking Contest, dove vengono messi a disposizione diversi metodi per sviluppare una propria soluzione. E tutte le soluzioni che vengono proposte vengono validate dal team organizzatore, che senza esporre il test set valuta in modo imparziale le diverse soluzioni e poi va a definire una classifica. In quel contest noi non siamo arrivati primi, però la soluzione che vi presenteremo è abbastanza innovativa, dato che non c'è una versione basata su RL prima della nostra, che si comporta in cui si comporta la nostra. Quindi io adesso lascerei la parola a Matteo, che ci fa una presentazione delle tecniche di visual tracking. Quindi io chiudo la condivisione. Anzi no, dovrebbe essere... Grazie Cristian. Si è sentito? Sì, sì, solo proprio nell'ultima frase abbiamo iniziato a perderti, ma si è anche visto. Ah, ok. Adesso vediamo Matteo. Eccomi, Matteo. Ci sono, okay. Condivido le slide. Prova tu, forse tu hai una rete, essendo in città, meglio della mia. Sì, la tua funziona bene. La vedete, provo ad andare avanti con una slide. Sì. Sì. Ok. Allora, tanto buongiorno a tutti. Ringrazio il professor Frontoia e il professor Micheloni per l'opportunità, insomma, di presentare i lavori che stiamo portando avanti nel nostro laboratorio. Io sono un dottorando al secondo anno all'Università di Udine e appunto insieme al professor Micheloni mi occupo di deep learning in ambito computer vision, in particolare per problemi di tracking. E la presentazione di oggi, che è intitolata Learning Visual Tracking from Teacher, appunto va a introdurre le nuove metodologie che cercano di sfruttare dei cosiddetti teacher per imparare delle soluzioni per questo problema di visual tracking. Quindi vediamo nel dettaglio che cosa tratteremo in questi circa 40 minuti. Cominceremo con l'introdurre brevemente cos'è il problema del visual object tracking e discuteremo con un particolare focus sul reinforcement learning su quali sono le metodologie presenti allo stato dell'arte.
di queste metodologie discuteremo alcuni punti critici che abbiamo cercato di risolvere con la nostra metodologia e infine vedremo come la nostra prima soluzione viene generalizzata in un framework di addestramento che tiene conto di cosiddetti tracking teachers. Ok, che cos'è il visual object tracking? In breve VOT. Diciamo che la definizione più formale si può dare come il task di predire lo stato di un oggetto target, di un oggetto obiettivo, in una sequenza di immagini. Ed è più facile visualizzarlo direttamente attraverso un esempio. Di solito questo problema consiste nel definire nel primo frame di un video un oggetto da seguire, solita con un tipo di rappresentazione come può essere un bounding box, e l'obiettivo di un algoritmo di tracking è quello di seguire l'oggetto per tutti i frame restanti del video. Come in questo esempio l'obiettivo è quello di seguire Usain Bolt mentre corre in una gara. E cosa a cui fare particolare attenzione in questi problemi è la disponibilità di un modello. La maggior parte di algoritmi che si trovano allo stato dell'arte sono cosiddetti model free perché non hanno a disposizione un modello dell'oggetto che si vuole traccare, quindi non si sa a priori quale sarà l'oggetto da traccare, il suo tipo di motion e altri tipi di caratteristiche, quindi qui di solito si usano delle rappresentazioni del suo stato che sono molto generiche, come possono essere punti, bounding box o segmentazioni. Invece nel caso di metodi model-based abbiamo che c'è una certa conoscenza sull'oggetto e applicazioni tipiche possono utilizzare delle rappresentazioni più complesse, come per esempio dei poligoni, dei contorni o nel caso del tracking, della postura di una persona si possono utilizzare degli scheletri. VOT è un termine ombrello che raggruppa diverse problematiche al suo interno. E le principali sono lo short term VOT, long term VOT, il video object segmentation e il multi object tracking. Nel contesto di questa presentazione parleremo di short term VOT model free. Questo problema è un problema difficile e le problematiche principali derivano dal comportamento degli oggetti, perché gli oggetti possono scomparire parzialmente o totalmente, possono muoversi velocemente, sono soggetti ai cambiamenti di luce e possono anche deformarsi. Poi molto spesso capita che a questi algoritmi vengano applicate delle richieste di essere eseguite in tempo reale. E questo deriva dalle numerose applicazioni che utilizzano appunto il visual tracking. Diciamo, le più famose sono quelle di sorveglianza, dove si vuole appunto tenere traccia del movimento delle persone, e anche, soprattutto adesso in tempi di coronavirus, ci sono già delle soluzioni disponibili online che cercano di seguire le persone e capire se stanno rispettando la cosiddetta social distance. Ci sono anche applicazioni interessanti nell'ambito della robotica e delle self-driving cars, dove si vuole tenere traccia di come gli oggetti si muovono intorno al robot o alla vettura. E poi ci sono applicazioni anche nell'interazione uomo-macchina, nella realtà aumentata e anche per esempio nella medicina. Qui recentemente con il nostro gruppo abbiamo fatto un lavoro che è stato pubblicato su Medical Image Analysis, dove abbiamo costruito un algoritmo di tracking per seguire in tempo reale la cartilagine del ginocchio, e questo sistema poi andrà a aiutare i chirurghi durante operazioni minimamente invasive. Che cosa è disponibile oggi allo stato dell'arte? Come potete intuire, come è successo per praticamente tutti gli ambiti della computer vision, anche nel contesto del VOT
oggi il deep learning fa da padrone. E soprattutto le reti neurali convoluzionali sono la metodologia di base che viene utilizzata per estrarre informazioni dai frame dei video, dalle immagini. E questo ha shiftato un po' il paradigma che si trova nelle metodologie che vengono proposte nelle conferenze e nelle riviste. Fino a qualche anno fa si trovavano dei metodi cosiddetti handcrafted, degli algoritmi che spiegavano bene come si effettuava il tracking di un oggetto. Oggi troviamo soluzioni che sono quasi tutte learning based, nel senso che le metodologie propongono dei nuovi metodi per imparare a traccare un oggetto. E esempi di queste metodologie sono il correlation filter learning basato su feature di una CNN, deep discriminative model learning e i metodi Siamese based, che questi sono quelli che hanno avuto più successo negli ultimi 2-3 anni. E un approccio interessante che sta dando risultati interessanti è quello del meta-learning. Infine ci sono stati alcuni gruppi di ricerca che hanno provato ad affrontare il problema come un problema di reinforcement learning, e qui colleghiamo la nostra soluzione. L'idea che è stata proposta nelle maggiori conferenze di computer vision negli ultimi 3-4 anni prevedono di trattare il problema di VOT come un Markov Decision Process, quindi un modello formale che definisca una sorta di interazione tra un video e un cosiddetto agente di tracking. E qui si segue la metodologia classica del reinforcement learning, provvedendo alla definizione di stati, azioni e ricompensi. Una volta fatta questa definizione, si può usare un classico algoritmo di RL per ottimizzare una tracking policy. Quello che però abbiamo notato in queste metodologie è che c'erano due problematiche fondamentali. La prima è che praticamente tutti i metodi utilizzavano una procedura di learning offline che prevedeva due stage. In un primo stage c'era un pre-training di tipo supervised, dove si acquisiva una certa conoscenza sul task del tracking, e successivamente il reinforcement learning veniva utilizzato per migliorare la conoscenza acquisita in precedenza. La seconda problematica è che, nonostante ci fosse un processo complesso di addestramento offline, questa conoscenza acquisita nella prima fase doveva essere poi raffinata ulteriormente durante la procedura online di tracking, quindi la procedura di test time, dove effettivamente si andava a traccare un oggetto mai visto. E queste procedure erano spesso molto complesse e riducevano notevolmente i tempi di esecuzione del tracker. Abbiamo poi anche trovato altre delle motivazioni per il nostro lavoro, e ci siamo guardati un po' intorno in quello che per capire cosa era disponibile nell'ambito del reinforcement learning per cercare di mitigare quelle problematiche. E abbiamo notato che una buona fetta della comunità di RL è devota al cosiddetto imitation learning, dove si sfruttano dimostrazioni di un esperto per migliorare o aumentare la velocità di addestramento di una policy. E in seguito a questo abbiamo anche notato che, insomma, al giorno d'oggi sono disponibili tanti algoritmi di tracking, ognuno con le proprie caratteristiche e i propri metodi di funzionamento. E grazie anche allo sviluppo di nuovi dataset molto grandi, disegnati apposta per il tracking, l'esecuzione di questi algoritmi su questi dataset poteva darci una serie di dimostrazioni che potevano essere una risorsa interessante per imparare a fare il tracking. Quindi, a seguito di queste idee, abbiamo proposto una nuova metodologia che provvedeva a risolvere le problematiche che abbiamo introdotto
e lo si faceva proponendo una metodologia single stage end-to-end che era basata su reinforcement learning e che sfruttava la dimostrazione di un tracker chiamato esperto per imparare una tracking policy. E abbiamo poi sfruttato cosa c'era già nelle formulazioni di reinforcement learning per semplificare la procedura online di tracking. Quindi, piuttosto che avere una procedura complessa, noi nel nostro caso abbiamo implementato una procedura molto semplice che è in grado di valutare la propria performance di tracking e eventualmente passare il controllo a un altro tracker, al tracker esperto. Ok, adesso vediamo brevemente come abbiamo realizzato la soluzione, ma di tutti questi concetti che introdurrò adesso parleremo più nel dettaglio nelle slide successive. Allora, abbiamo cominciato definendo il problema di VOT come un Markov Decision Process, quindi abbiamo definito una procedura di interazione tra un video e il nostro cosiddetto tracking agent, definendo gli stati come una coppia di immagini estratte da due frame consecutivi del video. Le azioni le abbiamo considerate come il motion relativo che il target compie tra un frame e quello successivo, e la ricompensa è stata implementata come l'overlap che accadeva tra il bounding box predetto dal tracking agent e il bounding box di Roundtooth. Questo MDP ci ha permesso di formulare in maniera molto semplice ed efficiente anche le dimostrazioni dell'esperto, semplicemente come delle trajectory, delle sequenze di stati, azioni e ricompense. L'architettura del nostro agente di tracking è un'architettura piuttosto semplice che utilizza dei layer convoluzionali, le cui feature poi vengono linearizzate e passate attraverso alcuni fully connected layers. Abbiamo poi anche un layer ricorrente, e alla fine l'output viene dato in termini di azioni o di state value. E questa architettura ci permette di mappare direttamente stati appunto ad azione. Per addestrare l'agente abbiamo utilizzato una metodologia che è abbastanza standard nell'ambito di RL, che è quella di A3C, Asynchronous Advantage Actor Critic, dove l'abbiamo modificata per adattarla al nostro task. Quindi abbiamo preso metà degli agenti che imparano in parallelo e li abbiamo dedicati a imitare il tracker esperto. L'altra metà invece l'abbiamo lasciata come degli agenti standard di reinforcement learning. Dopo l'addestramento abbiamo sfruttato l'agente per costruire i nostri tracker. Abbiamo costruito in particolare due tracker, il primo A3CT, che utilizza solo la policy che è stata ottimizzata durante la fase di learning, e un altro tracker, A3CTD, che utilizza sia la policy ma anche la funzione di valore. Questa funzione di valore è definita internamente agli obiettivi di RL e esprime come la gente pensa di predire nel futuro in termini di ricompensa. Quindi questa funzione permette di valutare la propria performance, ma anche quella dell'esperto se gli passiamo lo stato dell'esperto. Facendo questa cosa possiamo quindi avere delle valutazioni su come i due tracker stanno performando e possiamo scegliere quale output selezionare appunto come predizione per il bounding box corrente e quello che fa questo tipo di track. I risultati sono stati incoraggianti. Su, per esempio, questo benchmark di Gotten-K abbiamo ottenuto risultati alla pari allo stato dell'arte e miglioravamo anche la performance dell'esperto con entrambi i setup. Con altri benchmark il secondo tracker performava, diciamo, alla pari dello stato dell'arte. Su invece OTB e VOT, che sono i benchmark un po' più complessi, c'era ancora del lavoro da fare, perché, diciamo, competivamo con i metodi
che utilizzano un'architettura di rete neurale simile, ma rispetto ai metodi più forti perdavamo qualcosa in termini di performance. Nonostante questo, insomma, questo lavoro è piaciuto alla comunità di trekking, è stato accettato appunto al workshop di VOT che l'anno scorso si è tenuto insieme a ICCV. Studiando questo problema siamo giunti a delle osservazioni più interessanti. Il primo è di carattere molto generale e si basa su appunto l'idea che, sull'idea, o meglio sull'osservazione, che noi umani in qualche punto della nostra vita siamo studenti che impariamo da cosiddetti teacher, da degli insegnanti. E questa idea è tradotta in termini computazionali nell'ambito del machine learning da questa area che si chiama knowledge distillation, dove appunto abbiamo dei cosiddetti student model che vengono addestrati sfruttando dei teacher model. E questo viene fatto attraverso delle particolari loss function che vanno a forzare gli output dello studente a imitare intanto le label di ground truth, quindi i target di ground truth, ma anche a imitare le predizioni del teacher. Queste predizioni del teacher vengono di solito ottenute su un cosiddetto transfer set, che è un set che il teacher non ha mai visto, in modo da avere delle predizioni che siano unbiased. E l'altra osservazione che abbiamo fatto riprende quella motivazione che ci ha spinto alla nostra prima soluzione, quella appunto della coscienza che al giorno d'oggi sono disponibili diversi algoritmi di RL, di visual tracking, e in questo caso li vediamo da un punto di vista più profondo, perché noi li abbiamo considerati come dei possessori di conoscenza, non più quindi dei dimostratori, ma dei possessori di conoscenza al loro interno. Questo perché tutti gli algoritmi che sono stati proposti sono stati disegnati con certi principi, certe idee e che sono state realizzate al loro interno. Quindi effettivamente posseggono una conoscenza che potrebbe essere interessante da sfruttare. Altra osservazione che abbiamo fatto è il fatto che il problema del VOT è stato dimostrato di beneficiare di metodologie sia offline, quindi sia metodi che utilizzano dei dati disponibili in una fase iniziale di learning, e poi dei metodi online che si adattano all'oggetto che si deve seguire. Le metodologie di knowledge distillation che sono disponibili al giorno d'oggi permettono di sfruttare teacher solo offline, quindi possiamo utilizzarli solo per imparare in maniera offline, ma poi non ci sono metodi di knowledge distillation che ci permettono di sfruttare il teacher anche online quando questo è disponibile. E l'ultima osservazione si basa appunto sul fatto che RL propone delle metodologie formali non solo per ottimizzare policies, ma anche per valutarle. Potete pensare a tutti i metodi off policy che vanno a imparare una cosiddetta funzione di valore o di stato valore, una funzione di azione valore che permette di predire come una policy andrà a comportarsi nel futuro. Ecco, mettendo insieme tutte queste considerazioni siamo giunti a una generalizzazione dell'idea che abbiamo proposto l'anno scorso, e questa idea è attualmente sottomessa a revisione, e proponiamo un nuovo framework che permette di imparare a fare visual tracking da cosiddetti tracking teacher che sono off the shelf, nel senso che i teacher possono essere un qualsiasi algoritmo di visual tracking, non poniamo nessun vincolo. La nostra metodologia propone di sposare knowledge distillation reinforcement learning in modo da sfruttare
i teacher, sia in maniera offline ma anche online. E permette, questa è un contributo più pratico, permette di costruire uno studente di trekking che è molto versatile, perché una volta addestrato il nostro studente può essere sfruttato in tre maniere diverse. In un primo caso ci permette di ottenere un tracker velocissimo che in determinate situazioni può competere con lo stato dell'arte, ci può permettere di costruire un tracker che può essere corretto dal suo teacher durante le procedure online, e infine ci permette di fare anche fusion di un insieme di teacher, quindi il nostro studente è in grado di valutare i propri teacher e decidere quale si sta comportando meglio. E questi tracker possono coesistere contemporaneamente, e lo studente può essere spostato da un task all'altro in maniera decisamente molto semplice, perché comunque l'addestramento viene fatto una sola volta. Allora, la nostra idea si basa appunto sui concetti di student e di teacher. Noi abbiamo considerato il nostro student tracker come un agente DRL, quindi è una funzione che riceve un frame FT da cui viene estratto uno stato ST, lo stato viene processato dal nostro studente, che è una funzione parametrizzata con dei parametri theta, e lo studente propone un'azione che poi viene trasformata in un bounding box BT e un valore che appunto è la sua espressione di qualità del tracking. Il teacher invece li abbiamo considerati come funzioni più generiche, che dato un frame FT propongono una stima del bounding box. E come ho accennato prima, non poniamo nessun vincolo sulle metodologie, sui principi che implementano al loro interno. Richiediamo solo che il loro output sia in forma di bounding box. Quindi qualsiasi algoritmo di visual tracking che dà come output bounding box può essere utilizzato come teacher nella nostra metodologia. Abbiamo di nuovo trattato il problema del VOT come un Markov decision process, e data una sequenza di frame, ognuno identificato dalla notazione FT, consideriamo ad ogni istante di tempo T due frame consecutivi, dove estraiamo dei crop basati sulla posizione B T-1 che conoscevamo all'istante precedente. Quindi queste due immagini vengono date in input allo studente, che propone la sua azione e la sua stima di performance. L'azione poi viene trasformata in un bounding box e la ricompensa viene generata attraverso l'overlap che la predizione ha con il ground truth, e la ricompensa viene utilizzata per modificare il comportamento dello studente e anche per addestrare la sua capacità di valutazione. L'architettura è basata su due tracker allo stato dell'arte, e prende in input queste due patch estratte dalle immagini, dai frame, e che passano ognuno attraverso due branch basati su l'architettura di ResNet con 18 layer, e i pesi di questi due branch sono condivisi in maniera siamese based, e le feature vengono poi concatenate da alcuni fully connected layers che passa poi le rappresentazioni poi passano all'interno di un layer LSTM che dà in output l'azione, di nuovo in forma di motion che l'oggetto compie tra il frame precedente al frame corrente, quindi sono quattro valori tra meno 1 e 1, e una stima, quindi un valore scalare appunto della performance che pensa di avere. Per imparare abbiamo generalizzato il nostro metodo distribuito, quindi abbiamo una copia centrale dei parametri dello studente che viene condivisa tra una serie di studenti indipendenti, che ogni tot istanti si copiano in teta primo i valori dei pesi che sono attualmente disponibili.
c'è una metà di studenti che propone di fare knowledge distillation, quindi ognuno ha un proprio teacher da cui cerca di imparare, e imparando lo fa ottimizzando questa loss L-dist, che non è altro che una loss L1 che va a forzare le azioni dello studente a essere uguali a quelle dello teacher. Però non li vincoliamo a fare sempre così, perché questa loss, questa differenza viene spesata per un valore booleano MI che va a identificare il caso in cui lo studente si sta comportando meglio o peggio rispetto al teacher. Vedremo nelle slide successive alcuni dettagli in più. E gli studenti aggiornano la coppia centrale dei pesi mandando indietro i gradienti di questa loss. L'altro tipo invece di studente è un classico studente di RL che ottimizza la policy loss e ottimizza la value loss, quindi ottimizzando questa seconda loss lo studente impara a valutare la propria performance. E qui diciamo che non abbiamo inventato niente, perché abbiamo preso la classica formulazione dei metodi Hector critiche, l'abbiamo reinterpretata per appunto l'obiettivo di sfruttare i teacher anche offline. Ovviamente anche questo tipo di studenti mandano indietro i loro gradienti per aggiornare la performance. Ok, alcuni dettagli allora. Questo è lo pseudocodice che è eseguito dal primo tipo di studenti, cosiddetti distilling students. E quello che si ha è che praticamente abbiamo un ciclo esterno che viene eseguito fino a convergenza, e all'interno di questo abbiamo una fase iniziale dove sincronizziamo le nostre coppie di pesi rispetto alla coppia centrale. E poi per una serie di passi di interazione, che è un iperparametro, c'è effettivamente la fase di interazione con la sequenza. Quindi proponiamo lo stato allo studente propone la sua azione e in maniera simile diamo anche in input un frame al teacher che ci dà la propria stima del bounding box. Se più di un teacher è presente nel pool di addestramento, selezioniamo il teacher la cui predizione ha l'overlap maggiore con il ground truth. Questa stima del bounding box è trasformata in un'azione proposta dal teacher, e per entrambe le predizioni, quindi sia quella da studente che da teacher, otteniamo delle ricompense. Queste le andiamo a confrontare e andiamo a settare quei valori booleani per mascherare la loss. E praticamente settiamo a zero il valore MI se la ricompensa ricevuta dallo studente è maggiore o uguale rispetto a quella ricevuta dal teacher. Quindi andiamo effettivamente a imparare dal teacher solo quando è necessario, quindi quando stiamo eseguendo peggio di lui. Altrimenti continuiamo con la policy che stiamo ottimizzando, perché effettivamente ci sta portando a più ricompensa. E alla fine di questo codice costruiamo la loss e calcoliamo i gradienti e mandiamo indietro alla coppia centrale dei pesi. In maniera simile fanno anche gli agenti standard di RL che abbiamo chiamato Autonomous Students, cioè il ciclo esterno fino a convergenza e poi il suo interno, il passo di sincronizzazione, e anche qui per una serie di passi di interazione diamo degli stati in input allo studente, ci ritorna delle azioni. In questo caso però le azioni ci vengono date come output di una distribuzione di probabilità. Abbiamo definito una distribuzione di una probabilità normale, dove la media viene considerata come l'azione predetta dallo studente, la deviazione standard come la distanza tra l'azione corrente e l'azione che dalla posizione corrente ci porterebbe al bounding box di ground truth. Si riceve la ricompensa e poi le ricompense e le azioni vengono utilizzate per la costruzione della policy loss e della value loss.
seguendo le direttive standard data dalla teoria di dei metodi actor critico. Ok, quindi questo conclude la fase di learning che il nostro studente fa. Una volta fatto il training, possiamo andare a utilizzare lo studente per fare tracking. Quindi, come vi ho detto, lo studente può essere sfruttato in tre modalità diverse che adesso vi introduco. Allora, la prima parte di nuovo considerando a ogni istante temporale T un frame FT, da FT viene estratto uno stato viene passato allo studente, lo studente proponendo l'azione dà una stima del bounding box. Quindi questo è molto semplice, abbiamo chiamato tracking student, in breve TRAS, e è molto veloce perché riesce ad eseguire 90 frame al secondo, perché solo un semplice forward pass lungo la rete è necessario. Il secondo setup parte di nuovo da un frame FT, in questo caso però studente e teacher vengono eseguiti in parallelo. Lo studente come prima riceve uno stato, propone un'azione che viene trasformata in un bounding box e propone anche la stima della propria performance, il valore VT. Il teacher invece prende il frame e propone la sua predizione del bounding box. Quello che facciamo qui però è un secondo forward pass passandogli in input uno stato ST superscript T che viene estratto dalla performance, precedente del teacher, e passandolo all'interno dello studente otteniamo una valutazione della performance del teacher. Quindi in questo caso adesso abbiamo due valutazioni di performance che possiamo confrontare e in base al confronto possiamo andare a selezionare quale dei due bounding box andare a scegliere come output. Questo setup l'abbiamo chiamato Tracking Student Teacher Trust e comunque riesce a eseguire in tempo reale circa 30 frame al secondo, anche se sono necessari due forward pass della rete. E questa setup ha il vantaggio di correggere la performance dello studente, perché il bounding box selezionato all'istante T, all'istante successivo TP1, diventerà la stima di bounding box che viene utilizzato per costruire lo stato STP1 dello studente. E quindi il teacher, nel momento che viene selezionato il suo bounding box, ha la possibilità di correggere la performance dello studente. L'ultimo setup invece parte di nuovo da un frame FT. In questo caso abbiamo a disposizione una serie di teacher che seguiamo in parallelo, dove ognuno propone la propria stima del bounding box. Lo studente in questo caso è sfruttato per valutare le performance di ognuno dei teacher, quindi estraiamo uno stato per ognuno dei teacher, li passiamo tutti all'interno dello studente e lo studente ci dà le proprie valutazioni delle performance dei teacher. Di questi consideriamo quello che ha valore massimo e in base a questo confronto andiamo a selezionare quale bounding box selezionare come output. E questo setup l'abbiamo chiamato Tracking by Student Fusing Teacher TrustFust. E ovviamente rispetto ai setup precedenti è più lento, nei nostri esperimenti andava a 2 frame al secondo, e sia la performance sia questi tempi di esecuzione ovviamente dipendono dai teacher che vengono scelti all'interno del pool. Alcune parole sugli esperimenti che abbiamo fatto: abbiamo considerato i seguenti tracker come teacher. Sono tutti track allo stato dell'arte e che attaccano il problema del visual tracking secondo diverse metodologie, quindi riescono a darci conoscenza di tipo diversa. E il dataset Gotten Key l'abbiamo utilizzato come transfer set, e facendo attenzione che nessuno di questi tracker sia stato addestrato o eseguito, sviluppato su questo dataset, perché vogliamo degli esempi di tracking che siano il più unbiased possibile.
abbiamo anche considerato la qualità degli esempi, andando a variare questo threshold beta, che è un threshold minimo che diamo ai bounding box proposti dai teacher, richiedendo che ognuno delle bounding box abbia un overlap minimo con il ground rispetto a beta. Quindi nel caso migliore abbiamo ottenuto circa 4.500 sequenze di addestramento, dove poi sono state diciamo scompattate in sequenze più piccole, e in totale abbiamo avuto 22.000 sequenze da cui imparare. I risultati qui sono migliorati notevolmente rispetto alla nostra metodologia iniziale, e abbiamo visto che nel caso di TRAS, considerare un teacher più bravo o direttamente il pool di teacher è la strategia migliore per ottenere le performance più alte. E questo discorso si può fare anche per Trust, dove il pool utilizzato sia in training che online risulta nelle performance migliori in media. Infine, TrustFust l'abbiamo addestrato solo con il pool, e abbiamo visto che solitamente le performance migliori si ottengono utilizzando due teacher come pool. E ovviamente la scelta dei teacher dipende anche dal benchmark, perché un pool di teacher potrebbe funzionare bene in un tipo di benchmark, ma funzionare male su un altro. Quindi questo deriva dalle performance dei teacher, che per diversi teacher non sono generalizzabili attraverso tutti i benchmark che sono disponibili nella comunità. Valutando invece le performance in termini di qualità degli esempi dei teacher, abbiamo che utilizzare più esempi è meglio che utilizzare esempi più qualitativi. Quindi per tutti i setup le performance migliori si utilizzano con un threshold sulla qualità più basso, ma cosa interessante che abbiamo notato che aumentando il threshold, quindi riducendo il numero di sequenze, la performance di trust si riduce, ma la performance di trust e trustfust, che sono i setup che valutano i teacher, scendono con un trend con una discesa meno repentina. Ecco, quindi le performance per trust e trustfust possono comunque essere mantenute anche utilizzando una minore quantità di dati. Rispetto allo stato dell'arte, nell'ultimo blocco vedete le performance dei nostri tracker, e rispetto ai teacher abbiamo che per alcuni benchmark tipo il Gotten K performiamo, quasi tutti performano meglio dei teacher, mentre per gli altri rispetto ai teacher più deboli performiamo meglio rispetto a quelli più deboli. Il nostro studente è ancora diciamo debole, ma questo deriva dal fatto che la nostra architettura di rete è più semplice, può anche essere poi ottimizzata meglio e richiede meno complessità, e quindi però offre anche ovviamente dei limiti rispetto a quello che può imparare. Rispetto invece a metodi più generici, abbiamo che ci comportiamo più o meno ugualmente rispetto ai metodi che sono stati pubblicati nelle maggiori conferenze nell'ultimo anno, e rispetto ai metodi che utilizzano cosiddetti esperti o altri tracker come esperti nella loro metodologia, abbiamo che TrustFust li supera con un notevole guadagno. Qui potete vedere alcuni esempi qualitativi. Per ognuno dei tracker è mostrata il proprio bounding box, e per Trust e per Trust potete anche vedere come il controllo del tracker è passato tra lo studente e il teacher e fra i vari teacher. Queste sono alcune sequenze che sono presenti nei principali benchmark di visual tracking.
vado un po' avanti, magari è un po' lungo questo video. No. Per alcune situazioni tutti i tracker sono in grado di seguire l'oggetto. Questo magari è un po' interessante. Qua fra poco ci sarà un'occlusione del camion e vedrete come Truss in questa situazione un po' difficile fallisce, mentre gli altri tracker riescono a capire che lo studente sta fallendo e quindi si spostano, spostano il controllo al teacher. Anche in questa situazione fra un po' Truss fallirà, mentre gli altri due tracker continueranno a traccare la macchina. Ovviamente ci sono anche delle situazioni tipo questa dove qualche volta succede che fidarsi troppo del teacher porta a compiere degli errori. Qua Truss sta cercando di traccare il cespuglio, poi si riprende, ma fra poco vedrete che fidarsi okay. Ecco qua, vedete che Truss è riuscito efficacemente a seguire il panda, mentre i teacher che dicevano che secondo loro il cespuglio era l'oggetto migliore da traccare porta a fallimento. Okay, quindi in conclusione, quali sono i take home messages? Diciamo che il primo è la prima constatazione da fare è che è importante imparare da più teacher piuttosto che da un singolo teacher, e che utilizzare il teacher online effettivamente migliora le performance, quindi conferma le metodologie attuali che utilizzano sia metodi offline e online per fare il tracking. E abbiamo dimostrato che il nostro studente è capace di valutare la propria performance, perché nel caso di pool con due teacher non riusciamo sempre a ottenere il meglio dei due teacher, quindi andiamo a migliorare le performance dei due teacher. E infine avere più esempi è meglio che avere esempi migliori. E l'ultima constatazione è quella riguardo al fatto che appunto imparare un metodo di valutazione sembra più semplice che imparare una policy di tracking. E con questo io concluso la mia parte. Se avete qualche domanda sono felice di rispondervi. Grazie Matteo. Sì, grazie Matteo. Se ci sono domande approfittatene, quindi sia i nostri che gli altri colleghi presenti. Fabio, se posso io una domanda, sarò Cristian Morbidoni qua dell'Università Politecnica delle Marche, e intanto grazie mille perché è veramente interessante. Premetto che non sono un esperto né di reinforcement learning purtroppo né del task di object tracking, e quindi una domanda era sulla valutazione, no? Cioè molto interessante il fatto che lo studente sia in grado di imparare così bene, diciamo, dai teacher. E mi chiedo se, e forse me lo sono perso io, se nella valutazione avete confrontato anche come funzionano le vostre, diciamo, tre configurazioni di predizione, cioè solo studenti, teacher studenti e più teacher, eccetera, con un metodo tipo di ensemble classico formato da tutti i teacher, cioè da tutti gli algoritmi di teaching che usate per fare teacher, per fare, insomma, gli insegnanti. Non so se mi sono spiegato.
Sì, qual è la performance rispetto, diciamo, al caso in cui viene sempre selezionata l'azione giusta del pool di teacher in quel Sì, senso? cioè dove c'è un pool di teacher che è un ensemble, diciamo, classico, scegli la predizione Sì. migliore con qualche tecnica, diciamo così, classica, magari semplicemente sulla probabilità fornita. Sì, allora ho fatto alcune valutazioni, diciamo, considerando il bounding box come media di quello delle predizioni fatte dai teacher, o selezionando a ogni istante temporale del video la migliore. Ovviamente in ambito di test questo non si può fare perché si avrebbe bisogno del ground truth per capire effettivamente qual è il metodo migliore. Comunque, rispetto alla media, noi andiamo a avere risultati migliori, quindi diciamo che ci avviciniamo non otteniamo la performance migliore possibile, ma ci avviciniamo. Siamo più vicini al. Okay. Interessante perché immagino che comunque cioè, far girare tutti i teacher sia molto più costoso in termini di tempo che invece far girare il vostro che ha imparato precedentemente dai teacher. Esatto, Quindi, sì, anche diciamo se che la la. performance è leggermente peggiore, immagino ci sia comunque un vantaggio sul real Sì, time. il gran vantaggio della nostra metodologia è il fatto di addestrare una volta lo studente e poi adattarlo in maniera in base alla necessità dell'applicazione, perché magari per un'applicazione serve un'applicazione in tempo in maniera più veloce, ma posso ridurre magari in termini di performance, invece magari mi serve l'applicazione più accurata e lo studente ti garantisce che se gli dai al di sotto due teacher potenti, lui comunque ti va a migliorare i teacher. Quello, sì. Abbiamo spinto per questa cosa qui. Grazie. Poi vabbè, io ne avrei un'altra, però non so se non voglio togliere spazio agli altri. No, Vai, vai, Christian, facciamo. forse è un po' naive, perché appunto, ripeto, non sono esperto, cioè, esperto, diciamo, però la prima cosa che ho pensato quando si parlava di teacher era, cioè quando ho introdotto l'argomento, era probabilmente uso, diciamo, la predizione dei teacher come ground truth. Invece non è esattamente così. No, quello Cioè, è a il differenza. fre. No, prego, vai. No, No, beh, puoi finire, scusa. vabbè, era solo perché, diciamo, non ho capito bene. Immagino ci sia una differenza che forse dipende dal fatto che c'è anche una policy loss e non solo una loss rispetto alla ground truth. Però non lo so, non mi è molto chiaro se magari riuscivi No, a. quella è la formulazione proprio teorica del knowledge distillation. Il knowledge distillation prevede una loss che va a imitare il teacher e una loss che va a imitare i dati di Granted. Ecco, questo è stato dimostrato che migliora le performance rispetto a solo imitare i teacher. Quindi noi in questo caso abbiamo scelto di utilizzare RL per la parte di imitazione, diciamo, dei ground truth, perché al suo interno ci dà anche un metodo di valutazione delle performance, già pronto e validato proprio dalla teoria. Ok, non ho capito bene, però vabbè, dovrò studiare. Ok, beh, comunque la divisione in due loss è proprio data dalla teoria del knowledge distillation. C'è un paper di Hinton del 2015 dove appunto studiavano questa problematica e mostravano che avere le due losse è il framework migliore per avere delle performance migliori. Ok, co comunque quindi vuol dire effettivamente che io confronto sia con la ground truth che con la predizione del teacher Sì. che, non sa, che sarà, diciamo, in generale peggiore della ground truth, però comunque mi dà Sì. quel quid in più per imparare. Sì, in termini di generalizzazione hanno mostrato che knowledge distillation permette di migliorare le performance. Bene, grazie mille. E ancora. Faccio un breve ingresso qui. Cioè, il concetto che ci ha spinto in questa direzione è proprio quello che è molto simile al modo in cui noi operiamo, no? Pensiamo di avere un problema nuovo. E davanti a questo problema nuovo abbiamo degli esperti, dei teacher, come potrebbero essere i vostri docenti, e poi ci siete voi.
studenti o nuovi ricercatori. Ovviamente ognuno ha un suo modo di vedere la soluzione al problema nuovo. Ovviamente questo deriva da che cosa? Deriva dalla conoscenza pregressa di ognuno. In questo caso i teacher hanno una conoscenza pregressa nei loro domini precedenti, dove sono stati addestrati, e abbiamo la conoscenza del dominio nuovo. E quindi l'obiettivo nostro è quello di sviluppare lo student in modo tale che apprenda dal teacher parte della conoscenza sua pregressa, che in teoria dovrebbe essere buona, essendo lui un teacher, e dall'altra parte apprenda dal nuovo dominio mediante esempi supervisionati. E questa strategia ci è sembrata una strategia vincente da applicare all'interno del programma del tracking, perché simula il comportamento che noi tutti abbiamo quando impariamo da persone più esperte di noi in un campo nuovo. Ok, ma quindi, scusa, se continuo, vuol dire che allora mi è sfuggita una cosa, cioè che la predizione del teacher è fatta su esempi diversi dalla predizione, cioè dalla ground truth. Sì, infatti utilizziamo il cosiddetto transfer set, che viene definito appunto nel termine di knowledge distillation, che è un dataset dove il teacher non è mai stato eseguito, cioè quei dati lì il teacher non l'ha mai visto. Ah, beh, allora scusate, mi era sfuggito questo in particolare abbastanza rilevante. Ok. Grazie mille. Posso aggiungere solo una battuta alla Domino? Quanto complica la parte di prestazioni l'utilizzo dei vari teacher? Dipende ovviamente dai teacher. Il termine di calcolo di tempi computazionali e di velocità. Dipende dai teacher che vengono selezionati. Noi, per esempio, per la challenge di VOT quest'anno 2020 abbiamo utilizzato due teacher che sono più forti rispetto a quelli che abbiamo utilizzato per questo lavoro qua, ma che sono più veloci e comunque riuscivamo a eseguire intorno ai 15-10 frame al secondo. Ovviamente se io ho teacher che mi vanno a 100 frame al secondo posso aggiungo ovviamente un overhead e posso magari arrivare a 80-70 frame al secondo, quindi lì uno ha la possibilità di scegliere la propria configurazione dei teacher in base alle proprie necessità. Quindi diciamo più o meno l'overhead è un 20-30% rispetto alla prestazione. Sì, è il tempo di esecuzione dello studente che richiede un forward pass, cioè ne richiede n quanti sono il numero di teacher, ma questi possono essere organizzati in un batch e avere un singolo forward pass attraverso la rete. Ovviamente poi i teacher possono anche essere eseguiti in parallelo, quindi potrei avere come caso limite la performance del peggiore dei teacher. Come. Perfetto. Grazie. Sì. E a questo punto sì, dobbiamo andare avanti perché siamo alle 13.00. Sì. Ok, so the next presentation will be done by Rao Umer. He is a PhD student. He's taking he's doing a research in the field of super resolution, image super resolution. And Rao, are you there? Yes, I am. Okay, so you can start. He will give you a presentation about one work that we published last year at ICDSC, and a new paper that has been accepted to CVPR workshop entire this year. And we are going also to extend that solution to a new workshop in ECCV this year. So Rao, you can start. Yes. Can you see the screen from my side? Yes. The presentation? Yes. There is the PowerPoint. Okay, now you can start the presentation. Okay. Yes. So, my name is Rao Mohammad Umar. I am a PhD student in University of Udine in the MLP lab. So, today my talk about deep neural network for super resolution.
So the intended topics that I covered in this talk is first the motivation and definition of single member super resolution. Then the talk is divided into two parts. One, first one is super resolution for the realistic degradation, which composed on problem formulation with variation strategy and regularizer and proposed network, and then technical details, quantitative and visual results. And the second part is about real world super resolution problem. So I define what is the real world super resolution and existing networks for solving this problem, and our proposed approach, then the visual and quantitative results about this problem. So first, start with the motivation definition. So the current modern camera technologies are capturing the images by the high resolution. So in this technologies, camera and mobiles, they capturing the images, they do the processing from the software side and as well as the hardware side. So my currently focus on the restoring the image from the software side, as well as this software can be embedded into the hardware side. So the goal for this restoration first is restored a sharp HR image, high resolution image, from the captured resulting low resolution image from the camera devices, but due to the their physical limitations, we don't get a actual high resolution image from these camera in real time. So we do processing from there after sensing the image. The second objective for we design a low cost camera devices means we want networks that can be embedded on these devices with the limited memory and CPU power. So our objective and goals to design such a network solution in the deep learning field, to deploy the networks on the mobile platforms and as well as the embedded environments. So these are our considerations for designing the solution. So what is the super resolution problem? So single image super resolution problem, we have a low resolution image. The low resolution image are blurred and noisy, and also the lower less number of pixels. When we enlarge the image are, if we without any processing, the large image is also degraded with the blurriness and the noise in the images. So we want the high resolution image from this low resolution with the sharpness of image and as well as any visible corruptions in the image. So first, this image formations can be modeled by some mathematical model. The first commonly used mathematical model for the resolution is the bicubic degradation model. In this model, the mathematical model y is equal to x downsample by some scaling factor. The downsampling operator is commonly used for this observation model is the bicubic, but it can be arbitrary for the linear and some other bilinear downsampling operators as well. And the x is the high resolution, latent high resolution image, and the observed image is the low resolution image. When the downsampling operator is convolved with the HR, we get the low resolution image, the observation. But in real scenario, we don't access the HR image. So we model
We are just giving the low resolution image. We want to recover the high resolution image with this known information. So the another physical model for the image formation is the general degradation model. In this model, y is equal to k convolve with x downsampled some downsampling operator plus the additive noise. The n stand for the random Gaussian noise. The known assumptions for this degradation model. And downsample arrow is the same bicubic downsampler operator. X is the HR image and k is the kernel that can blur the HR image, and Y is the observed image LR. So the same we don't access the HR image. So we recover the HR image from this degraded low resolution image with this known information. So due to the this degradations with the blur kernel and random noise and bicubic, the problems stand for the inverse problems because we recover the information from the observation. So there are many possible solutions exist, but due to the ill-posed nature, this random noise and blurness and other degrading factors makes this problem highly in ill-posed condition. So regulation is required to select the most common possible solution. So we start for the first part, how we solving this general degradation model and as well as the bicubic. So the super resolution for the realistic degradations, there is a one traditional commonly used technique for solving that problem. First is the variational strategy. In this variation strategy approach, we want to recover the underlying image X as a minimizer of the following objective function. The objective function is derived from our observation model. Y minus x k convolve with x with this L2 norm plus the phi of x. In this objective function, the x hat is our required latent image from this objective function. In this objective function, the first term is known as the data fidelity term. It actually measures the proximity of solution to the observation, how our observation is close to our solution. And the second term is the regularizer function, which correspond to the image priors in any informations that we are recovering from our observation is encoded in this regularizer. So this prior information is useful for solving this kind of problems. Otherwise, we don't get good results from this solution of this problem. So in this talk, I discuss with our published paper, the deep super resolution for single image super resolution with realistic degradation. For solving this objective function. So the first we mainly focus on the regularizer functions, how to design good regularizers to restore our actual image. So we formulate our objective functions as this forms with y minus k convolve with x, this is the data fidelity plus the regularizer is the second one is the regularizer terms. In this in the equation, the first one, the kernel k is the blur kernel that convolve with the related image, and the g is the regularization kernel that encode would encode the prior information. So we
We actually learning the regularizer through the some differentiable function. So in this G, we take G on the multiple functions that is learning layer. So our overall objective function is given by this formulation, with the first is data fidelity and then the regularizer term, where GI stand for the multiple regularizations kernel that encoded the prior information and as well as the learnable weights for this formulation. So by solving this equation, if we make this function is learnable in the deep networks, the functions would be differentiable. So the derivative gradient of this f of x is computed as this form. So, and then after that, the Wiener deconvolution is the well-known technique for image filtering operations. So we use this technique to get our required solution, overall required solution for the previous above equation. So where the k t transpose y divided by this whole formulation. So we formulate this objective function as a learnable layer in our network. So f is a stand for the learnable differentiable functions that composed of this formulation with the learnable theta weights. So besides that, our overall objective functions can be written as in this forms. So where first is the data and then the regularizer term. So beside taking part consideration on the regularizer side, the other objective to constrain our problems for finding the required solution. So we put a constraint on our whole objective functions with these two parameters, alpha and beta, that constrained on x. So this constrained optimization form problem can be write in unconstrained forms with the following objective function, where x hat is equal to r mean f of x plus I of x. So here, this constraint we put for solving this problem, we put the constraint into the objective function to unconstrain the problem, where this function is actually the in encoding this information. If our value lies with this range, then the function satisfies with this conditions, otherwise it gives the maximum penalty. So this function is also known as the indicator function. So for solving this whole objective function, the whole gradient of this functions can be written as, where the gradient of phi correspond to the psi, and this the gradient of the regularizer, the second this functions is correspond to the gradient of the regularizer function. So we after that the another for solving this problem, we couldn't solve with the existing gradient based techniques for getting the solution. So there is a well-known technique used in the previous image processing task is the proximal gradient descent. It is the generalization function of the gradient descent method, where the proximal is actually tackling this
indicator functions, because this is not a differentiable functions. This is the smooth. It is in this one is not smooth. So the proximal gradient descent methods are suitable for the solving such kind of functions that are not fully differentiable. So after this proximal operators can be defined as the following form, where the first one is the same as the data terms with plus the other is the indicator functions that is non-differentiable. So this is the projection kind of projection for this solution term. So the overall objective function can be written as this following form, where by putting our all of the required function all of the required equation in this function, we get a whole objective function like that, where the first term is the same, the this term is the data terms with the required operators, and we get the required solution for the our problem for super resolution. So by designing a network from this required equation, we design a network for solving this task. So the input is the LR image that is goes from the Wiener filtering rate that we design in our regularizer function. This is the learnable layer, and other is the part for the other objective functions with some resonant based architecture we use for this problem. And then the at the end of the layer we subtract the regularizer output from the input. And after that, the clipping and cropping and other layers are using in this network. The multi-layer filtering layer is have the 24 output feature maps with the kernel size 5 by 5, and other is the projection. Conv and T-conv is the convolutions layers with the this resonant block. And the next, the projection layers, this is correspond to the projection operator, proximal operators that computes the proximal map for the indicator functions. And then the clipping layer clips the value within the required range for zero, for example, 0 to 255 within the image intensity. And then the cropping layers crops the input image with the padded kernel dimension. And at the end, upsampling layer is we used well-known upsampling techniques is the sub-pixel upsampling layer to enhance the number of pixels in the image. So we get output of this network is the HR image. So technical detail for this problem is that we train the networks with the BSD 500 data set by taking this pair, where X is stand for the HR images, high resolution image, K kernel, blur kernels, and Y is the low resolution images pair. So the HR pair is biquipically downsampled with this scaling factor by 2x, 3x, and 4x up scaling factor with the, and after that, this low resolution is blurred by the motion blur kernel with these range of kernel ranges. And finally, the Gaussian noise is added into the low resolution image to generate a low resolution and high resolution pair for training the network in supervised way. So the testing data set for this problem, we use standard benchmark test data set. They set 5, set 14 and urban
100 data sets, there are the low resolution data set to test the trained model. Another is the optimizer setting to train the whole network. We use the Adam with this learning rates and other setting. And the loss function for this whole network is composed of the two term. First is the content and base loss, and other is the gradient loss. The content loss is the MSC loss that is measured from the predicted super resolved image with the ground truth XI image, high resolution image. And the gradient base loss is the horizontal and vertical gradient for the input and output image to increase the sharpness in the image, this gradient loss. So the total loss is minimized during the network training. After that, the quantitative results, for the quantitative evaluation, we use two quantitative metrics to evaluate our trained network. First is the PSNR, peak signal to noise ratio. Higher is better, and the other is the structure similarity measurements that measures the our output images similar with the ground truth. So the reported results can be found here. So we tested our model with these three data sets, set 5, set 14, and urban 100. The degradation settings are following here, where the we get the result for the 2x super resolution, 3x, and 4x, and the kernel sizes by with the downsampler operator setting, and the noise level we used for this degradation setting. So the existing for in high resolution, this low images, we used compare our networks with the other existing networks. First is the bicubic interpolators. This is the traditional interpolators that we used for resizing or upsampling the image. And other is that all are the deep learning based network that super resolve the low resolution image. So in the last column, we reported a average PSNR and SSM value. So we see that in all of the standard benchmark data set, our PSNR and SSIM are good for the other comparing methods. So after that, the quantitative results we reported, our quantitative results for scaling factor 2, 3, and 4. For scaling factor 2 on set 5, this is the first is the ground truth image, and PSN and SSM is reported on every image patch. So the second is the input LR images that we want to recover from the networks. These are the results, are the bicubic restoration results for traditional non-machine learning approach. And other is the machine deep learning based approaches for restoring the images. And in the last column, we have good results for sufficiently restored the maximum information from the degraded low resolution image with respect to the other methods. So for the scaling factor 3 on set 14 data set, test set, we have these results where we recovered the low resolution images with a fairly good reconstructions results with respect to other approaches. And same for the 4x super resolution problem. So our network solution
are there with respect to other. So these are the summary of this part one is super resolution for the more complex degradation. We propose a deep super single image super resolution networks to reconstruct a sharp high resolution image from the blurred noisy low resolution image. And the second is our proposed network uses more realistic degradations, which is beneficial for the restoration of severely degraded images. And the degradations we consider are the more complex with respect to by using only a single degradation problem. And other third objective summary, we solve the SISR problem into the joint deblurring task, denoising and super resolution. These are all are the tasks are solving we within the single network by training end-to-end deep networks with the large scale optimization techniques, that is the proximal gradient descent and the powerful image regularization technique we used to solving this problem. So after that, the second part for our super resolution problem is the real world super resolution problem. So in the real world super resolution problem. And Rao. Yes. Just wait a second. Emanuele, how much time do we have? Let's say other 3-4 minutes and then we try to close. So Rao, can you compress the presentation since I took too much time due to the connection problems and I think we have to squeeze a little bit your presentation. So just give the idea and the solution that we had and maybe the qualitative results of this second part. Thank you. Yes. So in this real super resolution problems, it is actually the correspond to the if we crop a regional image with this low resolution image, low resolution image are corrupted with the real value. If we use a bicubic downsampler for getting all LR images, this bicubic clean the images. So this in the current state of our network, like EDS and ESR, they used to train the network with the paired HR and LR dataset. But in real world setting, the LR and HR data are not available. So we participated our work in this talk, in this CVPR entire challenge, where there are the two tracks for solving this real world problem. First is the first track to recover the low resolution image with the high resolution details, but they are not have the paired HR and LR data for training the networks. And second track to recover the smart food images from the eliminating any visible corruption. So these are the existing network that solving the super resolution task with this. And their results are there, and same the ESR GAN for this problem. That are the previous proposed solution for solving this problem. So our required solution for proposed, we propose SRSC GAN network for this problem. For example, this is the result comparison with our network with the existing. We get a high resolution image with the fair removing a visible any kind of corruption in the images with respect to the other proposed solution. So these are the major problem existing in the current super resolution problems. There are deep provider and don't generalize well for natural image characteristics, and then the networks are deeper and wider, lots of parameter. So this is the representative solution
for this problem. For generating low resolution and high resolution, we trained our domain learning network. This domain learning network is actually give the low resolution image with the natural image characteristic. Then this low resolution image is fed into the our network that we propose for this task to super resolve the image in a GAN framework. So the domain learning part is the we used is the DS GAN network structures that is trained in this fashion with this loss function, where the total domain learning network generator loss composed on this. The color is the loss is the L1 loss, and then the texture and GAN loss, and other is the perceptual loss that we minimize for this learning the corruption in the source domain images. And other is the for the super resolution task, we have this observation model where Y is the low resolution, H is the downsampling operator, and the X tilde is the HR images. So in the real world setting, this noise is not a simple Gaussian noise, but composed of the different other possible errors that counts. So the problem formation is same from our previous work with the following objective functions, and the general form of the regularizer is defined here. So the objective function, we use the same minimization approach that we use in part one to get a required solution. So the overall objective functions that we required is the final form of the objective functions. We required this, and this can be a one proximal gradient descent is written as this form. So we designed the network from this the last final locations. So this generator networks, the Y LR images low resolution is fed into this GR network, and then the upsampling layer is computing this operation, and then this internal network is computing the regularizer learning, and this is the projectional operator that we used defined in previous layers. Then the discriminator networks, train this network in a GAN fashion. So the discriminator is composed this networks that is used in a previous state of our network. So the generator loss for solving this problem is composed in this. So this is composed on perceptual GAN and total variation animal loss that are defined at here with the following objectives. So last, the quantitative result for this problem we get there. The first portion of this table are the two known well-known degradation in the images. So these are the three measurements that we evaluating with respect to the other. The first PSN and SNA is better, and third is the LPIPS. This is the perceptual measurement. Lower is better. So our these are the our network's results with respect to the other existing approaches. And then the middle portion of this table, we get a fairly good results with respect to PSN or SNA and as well LPIPS with these two degradation. And the middle section is the validation set results, and other is the test set result for this problem. This is the entire overall team participation. Our solution stand on the top 8 solution. The final ranking, the challenge organizers, they introduce a mean opinion scores, the user case study to evaluate all of the super resolution. So the visual results are here. For example, in the validation set, this is the ground truth, and our required and restored results are there, while the other still have the visible corruption. And then the same validation results, we have fairly good results with respect to other approaches. Then the test set results, we don't access the HR images.
So we just compare the result with the other and same the test set results for other. And other, the track 2 is the for smartphone images to super resolve. So we have the results. These networks have good sharp results with respect to other, but this the authors of these papers, they fine tune on the smartphone images data set as well. We didn't use to fine tuning our networks with this, so that's why we have some still visible, but from the other networks we have fairly good results. The summary, we propose a network for the real world setting. The network is the trained in the GAN framework with the discriminator and residual learning, and as well as exploiting the image regularization and large scale optimization techniques. The our networks are very less number of parameters that are the 44 times less than the other state of our networks that is fairly good, suitable for mobile and embedded deployments. The code are available. So this is the overall. Thank you, Rao. Thank you, Rao.